ascoltatori, buonasera, buonasera da Manuel Codignoni che vi parla dallo Sheriff Stadium di Tiraspol, Moldavia, formalmente di fatto Transnistria, ovvero una striscia di terra che appartiene formalmente alla Moldavia ma che si è dichiarata indipendente anni e anni fa. È una sorta di enclave filorussa che fa, tra virgolette, da cuscinetto tra Moldavia e Ucraina, una terra molto particolare. C'è una moneta specifica, c'è un controllo passaporti per arrivare, insomma, come dire, è tutto quanto molto singolare e non è forse la trasferta più agevole per iniziare il cammino europeo per quello che riguarda la Roma di José Mourinho. José Mourinho che è squalificato, siede in panchina praticamente a non più di 3-4 metri rispetto a dove ci troviamo noi, nella tribuna centrale dello stadio dello Sheriff, dello stadio dei campioni di Moldavia, una squadra che in patria ha vinto 21 volte il campionato, l'anno scorso ha vinto campionato e coppa nazionale, è allenata da un allenatore italiano, Roberto Bordin, e c'è tanta motivazione e tanta voglia di far bene a partire dal pubblico che è quello delle grandi occasioni qui allo Sheriff Stadium, anche se non c'è il tutto esaurito. Per quello che riguarda la Roma, arriva da un momento non particolarmente felice in campionato, quantomeno prima dell'ultima uscita, il roboante 7-0 scaccia crisi, rifilato all'Empoli, ampio turnover da parte appunto del tecnico José Mourinho, si alza il grido Sheriff, Sheriff da parte del pubblico della squadra di casa. C'è anche una rappresentanza di tifosi della Roma assolutamente lodevoli, perché come dicevamo in serie di presentazione, questa non è assolutamente una trasferta facile per questioni geopolitiche, per questioni anche banalmente pratiche. C'è una moneta diversa qui rispetto alla Moldavia, non parlano il moldavo la maggior parte della popolazione qui in Transnistria, ma parla russo, e dunque diventa logisticamente difficile da organizzare. Un plauso ai coraggiosi che sono arrivati fin qui a Tiraspol a vedersi la partita. Attenzione alla Roma in avanti con El Shaarawy in area di rigore, tentativo di conclusione, la palla che viene contrata da Kiki, poi il successivo rimpallo finisce nuovamente sullo stinco di El Shaarawy e poi palla che termina sul fondo. E Sheriff che può ripartire con questo lancio in avanti a cercare Talal, la sponda di Talal è buona per João Fernandes, gioca bene adesso lo Sheriff, ancora il capitano Talal all'indietro per Azzurri, cercando lo spazio per il traversone, quelli della squadra di casa, ancora Talal, lato corto dell'area di rigore, va a puntare proprio di impettaglio, il traversone in area per Mbeki, il palo clamoroso da parte di Mbeki, magia da parte di Talal che si è liberato per il traversone, Mbeki solo in area di rigore con il piattone, palla che sbatte verso la faccia interna del palo e poi si adagia docile tra le braccia di Svilar, quasi incredulo. I fischi che sentite in sottofondo sono quelli del pubblico di fede Sheriff Tiraspol per la mala sorte, mi viene da dire, perché insomma è l'unica cosa contro cui se la possono prendere. Azione bellissima da parte dello Sheriff, il palo clamoroso, il primo squillo della partita è per la squadra di casa e adesso la Roma deve rispondere. 34-45, 0-0 tra Sheriff e Roma, lancio in avanti, attenzione della Roma per El Shaarawy, la conclusione, palla fuori di pochissimo e si è accesa la partita, si è accesa, lancio dai 40-50 metri per El Shaarawy in posizione regolare, è andato in estirata a toccare il pallone con il destro, a incrociare, palla fuori di poco, anche se un'occasione per la Roma non pareggia come pericolosità quella dello Sheriff, la squadra giallorossa ha fatto vedere di esserci. Calcio di punizione in favore della Roma dalla più o meno una diecina di metri, diciamo forse qualcosa di meno, più oltre rispetto alla linea centrale del campo. Sul pallone è pronto Leandro Paredes a scodellare la sfera all'interno dell'area di rigore dove c'è il consueto nugolo di uomini, potrebbe essere l'ultima occasione del primo tempo, anzi sicuramente sarà l'ultima occasione del primo tempo visto che i tre di recupero sono già esauriti. Il fischio del direttore di gara, Paredes, il traversone, la palla che finisce in rete, la palla che finisce in rete, e credo che sia stato un autogol, credo che sia stato un autogol di Talal che è andato ad anticipare tutti quanti e ha disegnato una traiettoria illeggibile per il portiere del Sheriff Koval, che dunque non può far altro che raccogliere il pallone da sotto il sacco. La traiettoria velenosa disegnata dal piede destro di Paredes, e vi confermo, la deviazione di Talal ha originato il calcio di punizione da cui è nato il gol, è stato anche ammonito, una svirgolata clamorosa con una doppia ultima ulteriore deviazione da parte anche di Kiki, un flipper impazzito, prima Talal poi Kiki, l'ultima a toccare il pallone è stato Kiki proprio davanti a Koval, e allora con questo autogol che a questo punto andiamo ad assegnare a Kiki, la Roma passa in vantaggio, Sheriff 0 Roma 1 proprio al tramonto della prima frazione di gioco. Arriva adesso il duplice fischio, calcio di punizione di Paredes, prima deviazione di Talal, seconda deviazione di Kiki all'interno della propria porta, finisce qui la prima parte della partita, Sheriff 0 Roma 1, il vantaggio della Roma con l'autorete di Kiki, il gol
di Paredes, la UEFA lo assegna a Paredes, ma ci sono state due deviazioni di Talal e soprattutto quella decisiva di Kiki, poco cambia, Sheriff 0, Roma 1. Torniamo a Sheriff Roma, Codignoni. Si gioca da 2 minuti e 20, 0 Sheriff 1 Roma. Da dire che mentre non eravamo collegati lo Sheriff è andato vicino al gol del pareggio con un'incursione da parte di Mbekeli, che nel primo tempo era stato l'uomo più pericoloso avendo colpito anche un palo su invito di Talal. Questa volta si è involato sul settore di destra, ha bruciato in velocità il proprio dirimpettaio Ndicka, è andato poi a colpire il pallone con violenza con il destro mettendolo di poco alto sopra l'incrocio dei pali sul primo palo difeso da Svilar, iniziativa molto interessante da parte del giocatore con la maglia numero 17 dello Sheriff. All'indietro. Mi chiedo scusa Cristiano, c'è il pareggio dello Sheriff con Tovar al minuto di gioco numero 13 della ripresa. Sheriff 1 Roma 1, a te. E si stava proprio per cedere la linea, ribadendo soltanto il parziale al momento, al 56esimo, Genk 1 Fiorentina 2, è arrivato invece il pareggio dello Sheriff. Codignoni. Mischia clamorosa all'interno dell'area di rigore della Roma sugli sviluppi di un calcio d'angolo, serie di batti e ribatti e poi l'ultimo tocco, il più lesto praticamente da terra con il sedere a terra, è stato quello del giocatore con la maglia numero 23, Cristian Tovar, il colombiano cresciuto nelle giovanili del Deportes Tolima, che è andato, come detto, con il sedere praticamente a terra in girata a mettere il pallone alle spalle di Svilar e dunque cambia il parziale, Sheriff 1 Roma 1. Terzo calcio d'angolo che era stato originato da una discesa sulla destra ancora dello stesso Mbekeli, che aveva cercato il traversone facendolo carambonare sullo stinco di Zaleski, palla che è finita in corner, il corner di Talal tagliato a rientrare, la mischia, il flipper all'interno dell'area di rigore della Roma e poi il tocco, l'ultimo tocco di Tovar che va a pareggiare il risultato. Riprende il gioco in questo momento, passato anche l'eventuale controllo VAR, anche se insomma va detto che non c'era granché da verificare all'interno dell'area di rigore della Roma, è stato tutto quanto molto lineare, anche se come detto la pallina sembrava veramente preda di un flipper impazzito all'interno dei 16 metri della Roma. Tutto da rifare per la squadra di José Mourinho. Sheriff 1 Roma 1, al gol di Paredes risponde lo Sheriff con quello di Tovar. Sheriff Roma. 19:18:55, la triangolazione della Roma con Lukaku in area di rigore, Lukaku, la rete, ha segnato la Roma con Lukaku, Sheriff 1 Roma 2, iniziativa prolungata da parte della Roma con il pallone lanciato in area per Lukaku e Lukaku ha fatto quello che sa fare meglio, centravanti di sfondamento, iniziativa prolungatissima e poi è riuscito dopo una serie di rimpalli vinti ad andare a concludere, splendido, pregevole il tacco peraltro di Cristante a smarcarlo, secondo tacco consecutivo di Cristante a fornire l'assist vincente ad innescare tutto quanto Dybala, il tacco di Cristante, la palla in area per la percussione di Lukaku che ha vinto un rimpallo, si è messo il pallone sul sinistro ed è andato a trafiggere il portiere dello Sheriff per il nuovo vantaggio della Roma, gol molto bello da parte della Roma che va subito a riequilibrare la situazione, Sheriff 1 Roma 2, la Roma torna in vantaggio, è durato appena 5 minuti il pareggio dello Sheriff, teniamo la ripresa del gioco per vedere se il gol va a passare l'eventuale controllo VAR, che anche in questo caso non sapremo cosa avrebbe dovuto guardare, ma di questi tempi, cari amici radioascoltatori, bisogna vivisezionare tutto quanto, controllo VAR superato, la partita riprende, Sheriff 1 Roma 2, Belotti limite dell'area di rigore, Belotti si gira, la conclusione, palla fuori di un soffio, palla fuori letteralmente di un soffio, azione manovrata in maniera intelligente dalla Roma, finalizzata da Belotti, la girata di Belotti dal cuore dell'area di rigore con il destro, lo strozza troppo ma la palla esce di non più di 5-6 centimetri sul secondo palo con il portiere che difficilmente ci sarebbe arrivato, attacca la Roma con la Veronica di Dybala che cerca di liberarsi dalla conclusione, limite dell'area di rigore, si avventura in un preziosismo di troppo ma necessario perché era circondato, ma il pallone è ancora dei giocatori della Roma con Bove che cerca il colpo di tacco, non gli riesce ma vince un rimpallo, lato corto dell'area di rigore, Bove entra in area di rigore, Spinazzola potrebbe andare al tiro, Spinazzola va a servire Belotti, la conclusione, la parata e poi il pallone è ancora vivo, cerca Dybala di entrare in area di rigore, vediamo quello che dice l'arbitro, fuori gioco. Fuori gioco, si lamentano i giocatori della Roma, fuori gioco, fischiato evidentemente a Dybala, azione molto insistita da parte dei giocatori della Roma che poi erano andati alla conclusione, la grande risposta da parte di Koval sull'ultima conclusione, poi quando il pallone è arrivato sui piedi di Paolo Dybala che ha cercato la girata, comunque non aveva preso il pallone, c'erano state anche delle timide proteste per un contatto ma tutto vanificato dalla petizione di offside, ma siamo già dall'altra parte con l'attacco dello Sheriff che prova ad andare in avanti e manca il gol per questione di
di pochissimo con il suo capitano, con Talal, che finisce poi anche a terra. Azione anche in questo caso estemporanea, con un lancio in avanti. Lo stesso Talal si è trovato da solo contro il portiere della Roma, Svilar, è entrato in aria, ha cercato il colpo di testa, non è riuscito a direzionare il pallone verso la porta, è finito poi anche a terra. Insomma, azione confusissima. L'ultimo a toccare è stato però proprio lo stesso Svilar. Ma è la Roma a tenere il pallone in avanti, la Roma a rendersi pericolosa, la Roma che ha guadagnato un calcio d'angolo, il primo della sua partita poco fa, e adesso attacca ancora con Dybala. Dybala, limite dell'area di rigore, pallone sul sinistro, finisce a terra, arriva il fischio da parte del direttore di gara che va ad ammonire l'autore del fallo, il giocatore con la maglia numero 8, Fernandez, e va a concedere un calcio di punizione che se non è un rigore poco ci manca. Pallone all'interno della mezzaluna antistante l'area di rigore dello Sheriff. Sul pallone ovviamente va Paulo Dybala, c'è anche Leandro Paredes, lì la posizione è decisamente molto centrale, la possibilità di andare a battere sia con il destro che con il mancino. C'è anche un cartellino rosso, c'è anche un cartellino rosso che viene sventolato proprio nei confronti del giocatore che era appena stato ammonito, che evidentemente è andato a protestare per questo cartellino giallo e si è beccato il secondo giallo. Finisce dunque in 10 lo Sheriff, ma la partita di fatto potrebbe essere già finita, perché se ne sono già andati 7 minuti di recupero e deve ancora essere battuto questo calcio di punizione. 52-30, Sheriff 1 Roma 2 sul punto di battuta. Paredes e Dybala, siamo, lo ripetiamo, nella mezzaluna antistante l'area di rigore dello Sheriff. La Roma ha la possibilità di chiudere definitivamente la partita qui a Tiraspol. Parte Paredes, la parata in due tempi da parte del portiere Koval, che poi cerca di abbreviare i tempi e cerca subito di rimettere il pallone in avanti, cercando in un ultimo pallone, in un'ultima opportunità che però non c'è. Arriva il triplice fischio da parte di Trey Maynis, che manda tutti quanti sotto la doccia. Il finale da Tiraspol, Sheriff 1 Roma 2, vantaggio Roma con Paredes al 48esimo, il pareggio di Tovar alla 13esimo della ripresa, subito dopo, 5 minuti dopo, il 18esimo della ripresa, il gol decisivo di Romelu Lukaku. Inizia dunque nel migliore dei modi l'avventura europea della Roma, che espugna Tiraspol, espugna il campo dello Sheriff. È tutto.